L'artista Gunther Umberg, con questa mostra, si fa anche curatore, ideando un percorso espositivo nel quale le sue opere dialogano con quelle di alcune dei principali protagonisti dell'arte italiana degli ultimi decenni. L'esposizione è concepita come uno spazio da percorrere, all'interno del quale le opere entrano in rapporto con l'ambiente che le circonda. Abbiamo pubblicato, per questa occasione, un catalogo con un saggio di Paolo Bolpani, frutto di un lungo dialogo con l'artista, nel quale sono indagati i legami tra i potenti monocromi di Umberg e le opere degli artisti italiani. Colloquium. Questa è una mostra di Gunther Umberg nella quale tuttavia l'artista in qualche modo si ritrae. È presente con alcune proprie opere di grande forza, di grande pregnanza, ma soprattutto ha costruito un meccanismo espositivo nel quale i suoi pezzi dialogano con opere di 12 artisti italiani, le cui opere si situano tra la fine degli anni 40 e l'attualità. Opere di grande valore che mostrano l'attenzione che Umberg, almeno a partire dagli anni 70, dimostrò per la scena artistica italiana. C'è qualcosa di profondamente mistico, anzi più propriamente qualcosa di legato allo spirito, non in una qualche forma trascendentale, spirito inteso in senso filosofico, come il Geist appunto della filosofia hegeliana, giusto per dare un termine di confronto. E in questa mostra ciò si traduce appunto in una serie di esperienze che coinvolgono dal punto di vista esistenziale colui che si ponga in una prospettiva di ascolto, di incontro verso le opere e verso l'ambiente. C'è l'individualità, certo, delle opere esposte, ma attraverso esse, quasi andando al di là di esse, pur non tradendole, con grande rispetto, Umberg ha costruito qualcosa di complessivo e di unitario, come una unica grande opera. Thank you.
quanto può comunicare un monocromo. Quelli di Umberg in effetti sono dei dipinti con un colore soltanto, sembra il grado zero della pittura. In questa mostra possiamo appunto entrare in consonanza con queste sue opere profondissime, nelle quali lo sguardo e la personalità di chi osserva veramente sprofondano, e contemporaneamente scoprire anche un ulteriore versante del suo modo di fare e pensare arte, che è quello appunto del dialogo, del colloquio con molti grandi artisti dell'arte italiana.